Ciao, da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare di nuovo un progetto melodic black metal che si è sviluppato bene rispetto a quanto sentito in passato. Poco più di un anno da quando, per la prima volta, ci siamo occupati del progetto Reva. Nel luglio del 2023, su questo canale, avevamo recensito Far Away From All This, EP d'esordio di questo progetto solitario del musicista romano FLV. In quell'occasione avevamo molto apprezzato la musica della One Man Band, e questo è il motivo per cui abbiamo accettato con entusiasmo di analizzare anche Part 2, Urban Madrigals. Primo full length del progetto Reva è un album che conferma abbastanza quanto di buono sentito nell'EP, pur presentando alcune piccole evoluzioni. Come il titolo stesso indica, al suo interno il polistrumentista Capitolino affronta sempre un suono meno selvatico e dà atmosfere più urbane rispetto a quella che è la media del suo genere. Di base parliamo sempre di un black metal non troppo freddo né aggressivo, reso ancor più melodico da un gran numero di melodie che ricordano il gothic anni 90. Un suono che però, rispetto a Far Away From All This, è diventato un po' meno notturno e persino più multiforme. In effetti la caratteristica principale di Urban Madrigals è la varietà. Varietà in parte di influenza, con piccoli dettagli che vanno dal post metal fino addirittura alla musica rock. Tuttavia, come nell'EP, il piatto forte di Reva è la policromia di atmosfere e di registri, di cui è perfino aumentato. Passiamo dai toni black metal classico di certi momenti alla leggerezza quasi spensierata di Illusion Fades, peraltro molto valida, passando per la pesantezza di certi passaggi influenzati dal death e da momenti quasi depressi. Tra l'altro, a volte questo può anche essere un difetto. In qualche momento la musica di Urban Madrigals appare slegata, senza un filo conduttore. Di norma, tuttavia, Reva riesce a non far pesare questo fattore, compensando con la bontà delle sue idee elevata lungo quasi tutta la scaletta. Ne sono la perfetta dimostrazione brani come In The Corner, traccia più gothic della media con i suoi toni sempre nostalgici, espansi, sognanti in una maniera ombrosa, oppure Unspoken Fragments Slow Burn. Per lunghi tratti frenetica, a volte gelida come il black classico, ha però un estro prog che la porta a cambiare di continuo sia a livello musicale che di sensazioni. In parte vale lo stesso anche per The Way of Separation, che però alterna momenti pesanti a tratti di influsso doom e altri più leggeri ma sempre inquietanti, per poi aprirsi sognante nella bellissima fase centrale. Una nota di merito va anche per I've Never Been Here, già presente in Far Away From All This. Non ha perso nulla rispetto all'EP, anzi, e la sua alternanza tra cattiveria e malinconia la fa risultare tra i brani migliori anche qui. L'unica traccia, invece, meno che buona, si rivela all'apertura 10 Seconds Before. Seppur originale con i suoi toni quasi positivi, si rivela riuscita a metà, tra belle melodie ma anche passaggi un po' troppo statici. Tuttavia, non dà così fastidio. Anche con le sue sbavature, Urban Madrigals si rivela un ottimo lavoro, variegato e pieno di spunti molto interessanti. Può FLV migliorare ancora? Riuscire a dare una personalità ancora più coesa e mantenere allo stesso tempo la varietà della sua musica non sarà facile, ma è probabile che il musicista romano abbia ancora margini di miglioramento. Se anche così non fosse, però, la musica di Reva è già ottima così com'è, almeno per chi del black metal apprezza anche forme meno feroci e più evolute. Se lo sei anche tu, perciò, non possiamo che raccomandarti un ascolto per la One Man Band della capitale. Voto di Heavy Metal Heaven, 85 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo intrigato a proposito del progetto romano? Diccelo nei commenti o mettere il like e condividere il più possibile. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video che pubblichiamo ogni più di giorno. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima settimana.